Tesi di rinascita del terzo polo che sia autonomo dal PD ma anche dal centrodestra, c'è di poco che abbia voti. Scelgono gli italiani, guardi. Siamo all'8 d'agosto e le persone che sto incontrando dal Veneto alla Sicilia mi chiedono più lavoro e meno tasse. E quindi il dibattito fra terzi poli, quarti poli, Renzi, Calenda, appassiona poco me e gli italiani. Poi il 25 settembre scelgono, ma zero. Gente che passa nell'arco di una settimana, viva Di Maio, abbasso Di Maio, viva Letta, abbasso Letta. Mi sembra che ci siano idee un po' confuse a sinistra. Quindi rispetto le scelte che faranno a sinistra, ma sono molto convinto della forza delle nostre idee. Sono molto contento del centrodestra. Tra quelli che raccolgono, insomma, il tiro per questo appello. Per che cosa? L'appello per il terzo polo. Vabbè, ma uno può fare il terzo polo, il quarto polo, il quinto polo, il polo nord, il polo sud. Poi il centrodestra è compatto, noi siamo sereni, tranquilli, aspettiamo il 25 settembre. Ci sono molti punti che il terzo polo possa portare via voti a Forza Italia. Calenda in particolare. Cioè, Calenda era alleato fino a ieri mattina con Di Maio e Speranza, quindi dai. La gente chiede serietà e quindi il centrodestra ha fatto una scelta di serietà, di compattezza. Poi auguriamo il meglio a Letta, a Renzi, Calenda, Speranza, Di Maio, Fratoianni, Conte, ma c'è una marea di gente a sinistra, quindi poi gli italiani scendono. C'è un centrodestra compatto e ci sono almeno 3 o 4 centri sinistra. Sceglierà quello che crede.